piacere poter rafforzare il sistema regioni. La Regione Lombardia da tempo ha avuto l'intuizione, grazie ad Alberto Zoli e lo dico io, insomma, il coraggio dell'allora ministro degli interni Roberto Maroni, di realizzarlo, si diceva vincendo molte resistenze. Abbiamo iniziato a applicarlo sul territorio, non è stato semplice arrivare dove siamo arrivati e ci sono state rettifiche e aggiustamenti continui, con un sistema che è una centrale unica ma che è un sistema di soccorso, per esempio, lo dico per una regione come quella delle Marche, a cui sono anche legato vivendo mia sorella nelle Marche, e quindi ho un interesse in più che ci sia un sistema di emergenza perfetto. E quello anche che è successo, voglio dire, ultimamente l'anno scorso, e quindi un sistema di soccorso che oggi è fatto anche di una, in Lombardia, di 100 campi di calcio e aree attrezzate di cui attendono dei soccorsi, ma stiamo arrivando ai visori notturni, stiamo arrivando a percorsi molto efficienti e molto radicati per il tempo molto rapido, riuscire sulle patologie tempo dipendenti e offrire una risposta di grande qualità. E sono anche, visto che chi si occupa di sanità si dibatte molto con la mancanza di anestesisti, con la mancanza di personale specializzato, devo dire che con Alberto Zoli si sta lavorando molto sulla professionalizzazione degli infermieri, che sono infermieri che quando sono sui mezzi hanno una competenza che non è quella usuale, su protocolli e su algoritmi particolari. Quindi vogliamo mettere a disposizione anche tutto questo per fare in modo che sempre di più si riesca a essere lì dove c'è bisogno nel minor tempo possibile. Ci fa piacere che le regioni dimostrino che si lavora sul campo, lontani da Roma ma vicino al territorio, e si mette a disposizione un bel sistema.